Bentornati su Radio Doppio Zero. Siamo come ogni lunedì nell'angolo riservato agli artisti di Puglia, ma non solo. La rubrica dedicata all'arte e alla cultura. Palcoscenico, il protagonista sei tu. Questa sera abbiamo negli studi di Radio Doppio Zero un ospite davvero speciale. Parliamo di Serena Reno. Ciao Serena. Buonasera. Serena è qui con noi in veste non solo di artista, di danzatrice, di ballerina, di insegnante di danza, ma anche di colei che ha saputo in qualche modo sfruttare il potenziale dei social per la sua attività. Sì. Ma partiamo un po' dalle origini. Serena, come nasce il tuo amore per la danza e poi insomma la tua carriera fino ad arrivare alla Scala di Milano? Allora, il mio amore per la danza era un destino, possiamo dirlo, perché sono figlia d'arte, in quanto mio papà è stato primo ballerino étoile del Teatro dell'Opera di Roma e sono stata introdotta alla sala di danza nel marsupio, praticamente, perché wow. Lui insegnava tenendomi nel marsupio. Bellissimo. Quindi ecco, non avevo scampo. Serate a teatro, mi hanno insegnato ad amare il balletto, l'opera, fin da piccolissima. Tra l'altro mia madre violinista concertista, quindi ecco. Pazzesco. Non avevamo proprio scampo. Figlia d'arte, sì. A tutti gli effetti. E quindi l'amore per la danza è cominciato veramente presto, è continuato fino a che poi ho preso una piccola deviazione in quanto mi sono laureata in psicologia, quindi per un attimo sono uscita dal recinto, potremmo dire. Dopodiché però sono tornata disperatamente alla danza in un momento molto duro della mia vita, mm-hmm. E ho sentito che la danza era la mia ancora di salvezza. Quello è stato lo stimolo per fare un'audizione in Accademia alla Scala di Milano e lì sono stata presa per studiare altri 3 anni come insegnante e concluso questa bellissima parentesi della mia vita, sono tornata qui in Puglia dove attualmente insegno nella scuola di danza di famiglia. Wow, fantastico! E tornando a quegli anni un po' a Milano, com'era la vita a Milano rispetto appunto alla Puglia e anche forse il mondo della danza, ecco, che differenze ci sono? Sì, ecco, parlerei di quello perché la vita di Milano non l'ho mai vista. Entravo in accademia alle 8 e uscivo alle 8, 7 e mezza, quindi, ed ero così stanca, così assorbita dalle lezioni che purtroppo Milano, sì, l'ho vista in cartolina. Quindi sì, la mia vita cominciava appunto prestissimo con le varie materie all'interno dell'accademia che ricordo con un'emozione che non so spiegare, perché sì, certo. Si tratta di un mondo veramente a parte, circondata oltre che dagli insegnanti eccellenti, ma anche dagli stessi allievi che studiavano per diventare danzatori, quindi vedevi questi bambini di 11 anni tutti uguali. Così seri, impostati, bellissimi, esteticamente ovvio, ma già così maturi. Ecco, sì, mi sentivo, attraversavi quell'ingresso ed eri in un mondo a parte, perciò sì, l'accademia la porto nel cuore come qualcosa di ultraterreno. E poi per quanto riguarda la Milano dei teatri, sono riuscita per fortuna, grazie a tutti i contatti dell'Accademia, a vedere molti balletti, molte opere, sia in teatro alla Scala che allo Strehler. Tante belle esperienze. Fantastico. Sì. Beh, l'Accademia, insomma, la Scala è un sogno, penso, un sogno per chiunque viva questo mondo come danzatrice, come ballerina, quindi insomma è sicuramente qualcosa che ti rimane. Ma in generale penso un po' anche lo studio della danza classica. Ti parlo anch'io dal mio piccolo, per la piccola esperienza che ho avuto in passato, credo che mi abbia lasciato tanto proprio nel mio modo di agire, una disciplina, no? Quanto quello studio, no? Così metodico d'accademia, poi è servito a Serena nella vita. Allora, mi è servito tantissimo per una questione molto pratica in realtà. La bellezza della danza è che ti insegna la pazienza. Tu fin da bambino vieni messo alla sbarra, sai che devi ripetere lo stesso esercizio per tutta la vita praticamente, cominciando ovviamente da una versione più semplice fino ad arrivare a quella più complessa, e tu sai, perché ti fidi dei tuoi maestri, che ripetendo quel passo all'infinito prima o poi lo farai bene. E quindi forse il più grande dono della danza classica è stato proprio questo, non solo la disciplina, ma la fiducia incrollabile nel fatto che se lavori per qualcosa, il tuo sogno si può avverare.
Wow, ecco. Che belle parole, soprattutto insomma che la danza ci insegna questo. Torniamo fra pochissimo a parlare con Serena, intanto ci ascoltiamo questo brano. E siamo sempre su Radio Doppio Zero con la fantastica Serena Reno. Parlavamo di danza con lei, di questo mondo così affascinante e di quanto abbia influenzato la sua vita in tutto e per tutto. Da Milano, a un certo punto, Serena, insomma, è tornata a Bari, nella sua città d'origine, e soprattutto è successo qualcosa in qualche modo, oltre ad insegnare, insomma, nella tua scuola di danza, a Toritto. Mm-hmm. A un certo punto, così come un po' per tutti, durante il lockdown è cambiato qualcosa e ti sei dovuta adattare. Cosa è successo? È cambiato tutto. Non qualcosa, siamo stati catapultati in un mondo, in una scatola, anzi dal mondo in una scatola. Chiaramente noi siamo stati i primi a chiudere, tutte le palestre sono state le prime a risentire del lockdown, siamo stati anche gli ultimi in realtà a riaprire. Ecco, i primi mesi, devo dire la verità, mi sono riposata. Perché ero arrivata a un tale livello di stress, insegnavo non solo nella mia scuola ma anche in un'altra scuola a Bari, ero davvero molto stanca, quindi magari i primi 2 mesi, primo mese e mezzo, mi sono riposata, ero triste, però dentro di me c'era qualcosa che mi diceva Sere, però forse questo non è arrivato a caso, questo momento. Dopo il primo mese e mezzo ovviamente invece mi sono disperata perché dicevo adesso non sto lavorando più, mi sento inutile. Ci si mette il fatto di stare lontani dagli altri, quindi tanta tristezza. Verso fine maggio una mia cara amica mi propone di fare una diretta su Instagram in cui facevamo la famosa sbarra a terra, che è un riscaldamento che fanno i ballerini appunto sul pavimento. Si chiama sbarra a terra perché si fa questo riscaldamento per terra. Fino ad allora avevo evitato di pubblicare il mio training, le mie lezioni, perché oltre a essere piuttosto riservata, avevo il profilo chiuso ancora, il profilo su Instagram chiuso, il mondo della danza è spietato, quindi devo dire ero anche un po' intimorita all'idea che qualcun altro mi vedesse e mi criticasse oppure trovasse un difetto, una cosa, perché il mondo della danza, come ho detto, è spietato e io volevo evitarmi, certo. Non ho il carattere giusto per stare sui social, faccio questa confessione, in realtà io non ho il carattere per stare sui social, fingo. Se ne accorge nessuno. No, meno male, l'ho detto. E quindi è cominciato con queste piccole live, dopodiché ho pensato, beh, visto che qua la situazione non migliora, mi sono studiata un programma che fosse simile a quello della danza classica, nel senso come sensazione finale a fine lezione, perché la danza classica ti allena veramente tutto il corpo. Mentre spesso gli allenamenti a circuito che vedo magari si concentrano su alcune zone del corpo, diciamo che dissezionano il nostro corpo, invece la danza classica ti allena tutto e quindi volevo qualcosa, un allenamento che mi facesse sentire così totalmente riscaldata, allenata e che fosse appunto fruibile online, perché la lezione di danza classica online per me non si può fare. Ho elaborato questo programma, gli ho dato questo nome Fit Stretching e ho deciso di lanciarlo a settembre 2020. È andato subito bene. Ci hanno richiusi di nuovo, perché poi a ottobre ci hanno di nuovo chiusi e per fortuna io avevo già lanciato il corso online che tuttora va bene. Va molto bene. Sì. E questo è, diciamo, un programma che si rivolge ad un utente in particolare o è fruibile da chiunque? Allora, inizialmente era un po' più estrema, devo dire la verità, perché facevo uno stretching molto più spinto, possiamo dirlo. Certo. Dopodiché, e attiravo un particolare tipo di utente, che magari era il ballerino, la pole dancer, l'atleta. Invece poi andando avanti ho preso anche un pubblico diverso, un pubblico sempre femminile. Anche se ho avuto qualche richiesta da uomini, però ero io stessa a scoraggiarli perché dicevo guardate che magari non è l'allenamento giusto per voi, a meno che non vogliate stare 20 minuti a fare la spaccata, non lo so, magari, però magari, magari se volete, per carità,
però li avviso perché certo, magari non è quello che si aspettano. Quindi, e invece adesso ho un pubblico di donne che vogliono stare bene, perché io mi concentro molto sugli aspetti posturali, particolare attenzione agli esercizi e quindi ai circuiti che migliorano la circolazione, è una cosa a cui tengo molto, quindi sì, diciamo che il pubblico adesso è piuttosto vasto, perché è meno estremo il mio allenamento, ecco. Quindi più femminile però sì, variegato, sì sì, questo insomma è anche bello, sì. Poi tra l'altro prima Serena mi parlava di una cosa molto bella, prima hai citato appunto la tua formazione universitaria che sì, in qualche modo diciamo fa il suo ingresso in punta di piedi, se vogliamo rimanere in tema, sì, in questo tuo lavoro, sì, perché mi parlavi appunto di benessere, fai queste piccole digressioni, no? Sì, è una cosa che per me è fondamentale, diciamo che è fondamentale in qualsiasi campo, lo sappiamo, sì, però soprattutto adesso nell'ambito del fitness, soprattutto sui social, esiste un terrorismo mediatico riguardo a quello che ci aspettiamo dal nostro corpo, e purtroppo l'approccio di molti trainer per vendere i loro programmi è un approccio di questo tipo terroristico, pronti alla prova costume, 50 giorni per tornare in forma, sedere scolpito, addominali, ecco, purtroppo è un linguaggio che vende, ma è un linguaggio che piano piano, secondo me, è destinato a scomparire, perché la gente si sta stancando, sì, perché siamo molto più consapevoli dei nostri sentimenti, di quello che ci fa stare bene, delle vibes, e io l'ho sentito su di me, e proprio per questo ho cominciato ad eliminare magari certi tipi di linguaggio che mi facevano stare male in prima persona, e dicevo, ma perché devo usare questo stratagemma? Sì, magari ho più followers, magari vendo di più, ma alla lunga me li perdo, perché secondo me se riesci a comunicare un approccio sano al movimento e insegni alle persone a guardarsi in un certo modo che ti unisce il corpo e non te lo segmenta, non te lo spezzetta, perché adesso pensi a sedere, pensi all'addominale, e invece no, non devi pensare a sedere, all'addominale, devi pensare a tutto il tuo corpo. Il corpo della donna soprattutto viene sempre spezzettato, noi siamo un seno, un sedere, un viso, e questa segmentazione non ci fa bene, proprio a livello psicologico. Ecco, quello che voglio trasmettere io è il fatto che noi siamo corpi, non pezzi, e spero insomma che chi mi segue lo capisca, lo apprezzi e lo interiorizzi. Certo, no, è bellissimo. Tra l'altro penso che in qualche modo, no, la tua formazione universitaria, la danza classica che è eleganza, no, abbiano fatto la differenza in questo, e quindi in qualche modo ti sei specializzata, no, hai creato un'immagine, un tuo programma che è differente da altre sicuramente, quindi chi ti segue lo percepisce sicuramente, assolutamente. Tornando al mondo dei social, al quale diciamo non eri legata in precedenza, no? E che ha sposato sia il mondo della danza, ma non solo, perché ovviamente, come sappiamo, oggi riuscire a creare una community abbastanza vasta come è la tua sui social, su Instagram, significa poi finire nel mirino, nel bene o nel male, no? Di una serie di personaggi, di entità. Tu hai iniziato ad essere anche contattata, no, da realtà, e quindi ti sei buttata anche in questa avventura, insomma, sì. Come è nata, come l'hai presa, ti piace? Allora sì, mi piace tantissimo, perché chiaramente è anche un'altra fonte di guadagno, perciò di che stiamo parlando, però, e chi mi segue lo sa, tutto quello che propongo è in target, quindi che significa che sono cose che io per prima apprezzo, che uso, che propongo, come consiglierei ad un'amica, questo in realtà già lo faccio senza, voglio dire, senza fare collaborazioni. Generalmente, certo, quando ho consigli da dare perché c'è qualcosa che mi piace veramente, tendo a condividere, perché sono proprio fatta così. Però chiaramente ultimamente ho anche attirato appunto qualche tipo di collaborazione che viene anche dal mondo del beauty o dal settore abbigliamento, settore gioielli anche ultimamente. Sono tutte cose che ovviamente mi piacciono molto e che quindi sponsorizzo con immenso piacere.
Bene, e diciamo che chi ti segue per il tuo programma di fitness, scusami, di fit stretching, poi è lo stesso pubblico che segue i tuoi consigli legati al beauty, alla moda? Sì. O ti sei accorta di avere, perché personalmente io, insomma, non lo nego, seguo Serena e ti seguo molto per i vari consigli che dai, sia per quanto riguarda, non so, anche dove andare a mangiare, un ristorante più chic piuttosto che un altro, però non sono... ahimè, ancora per poco, spero di esserlo presto. La tiriamo. Sì, ce la faremo. Non seguo il tuo programma, no? Quindi probabilmente c'è anche una parte di community che ti sta iniziando a seguire, anche se non segui l'allenamento fisico. Sì, beh, se avessi 26.000 iscritti... Dice, ecco, mi sono fatta un po' di conti. No, però sì, no, la maggior parte ovviamente non è iscritta al mio corso, però mi segue con piacere, ricevo tanti messaggi, cerco di rispondere a tutti e spesso mi dimentico, chiedo perdono, però devo dire che fino ad oggi tutte le persone che si sono approcciate a me lo hanno fatto con immensa gentilezza, delicatezza. Gentilezza sì. Chiama gentilezza. Grazie, mm. È vero. Qualche messaggio un po' più acidito, ma saranno stati 2 o 3. Mi sono capitati quando mi sono esposta politicamente. Infatti, te l'avrei chiesto, sì. E basta, no, solo quella volta. Per il resto, tutti molto gentili, devo dire. Ma quello succede. Mm. Purtroppo, ahimè, quando esprimi un parere, politico, è così. La gente vuole che, insomma, ci si metta in vetrina e poi non si debba parlare. In realtà no, è sempre bene, insomma, esprimere le proprie opinioni. Poi è ovvio che c'è chi non è d'accordo. Tutto sta nel, come dire, manifestare poi il proprio disappunto, sì, con gentilezza ed educazione. Esatto. Ma è giusto farlo, anzi, assolutamente. Noi ti abbiamo voluto invitare in radio proprio per parlare di questo, proprio per lanciare anche un appello a tutti gli influencer, comunque chiunque sia, insomma, lavori in questo mondo e abbia una community, no, molto, molto forte. Questa è una rubrica legata al mondo dell'arte. Quindi l'idea è proprio quella che pian piano anche il mondo degli influencer possa in qualche modo farsi promotore, no? Sì. Di questo. Tu pensi che questo sia possibile? È possibile, ci sono già alcuni che fanno questo lavoro, lo fanno benissimo, però ecco, sarebbe giusto che anche qualche realtà pugliese emergesse in questo senso, e sì, sarebbe fantastico, e si può fare, bisogna trovare la chiave giusta. E quando si parla di chiave giusta sui social, chiaramente il fattore estetico è molto importante, quindi secondo me con la chiave giusta riusciamo ad attirare il pubblico giusto, rendere affascinante, sì, l'arte. Sarà una scommessa, bisogna renderla fashion assolutamente. Serena potrebbe avere le carte in regola per farlo. Dai, Serena, noi siamo felicissimi, io in primis felicissima di averti avuta qui. Grazie, veramente. Spero che tornerai presto a trovarci con nuovi progetti, nuove idee. Invitiamo tutti, chi ancora non l'avesse fatto, a seguirla sui social, in particolar modo su Instagram, la troviamo come Serena Renaud, giusto? E vi auguriamo una buona serata, ma non andate via perché avremo un nuovo ospite dopo questo brano, con il quale salutiamo Serena. Ciao Serena. Ciao. Grazie. But I don't want it. Bentornati su Radio Doppio Zero, siamo in compagnia del secondo ospite di questa rubrica palcoscenico, il protagonista sei tu. Io sono strafelice di avere qui con me Ezio Totorizzo. Ciao Ezio, buonasera. Ciao Alessandra, ciao a tutti. Torniamo a parlare ancora del mondo del web, dei social, con la precedente ospite Serena Renaud. Siamo partiti dal mondo della danza per arrivare a quello che lei è riuscita a fare attraverso Instagram, attraverso il web. Ezio è un pugliese, quindi ha sangue pugliese, ma ormai ha un animo che praticamente è in viaggio per il mondo sempre, è invidiabile assolutamente se lo seguite già su Instagram, se non lo fate fatelo subito perché è davvero una meraviglia tutto ciò che posta. Allora Ezio, io vorrei chiederti intanto come è nato tutto questo, come sei approdato sui social, sul mondo del web, e come ne hai fatto una professione. Allora, a me piace sempre raccontare l'inizio perché
ho iniziato, diciamo, ad approcciarmi al web per gioco. Nel 2012 ho aperto il mio blog di viaggi dopo aver vissuto per un periodo in Inghilterra, a Brighton, e volevo creare questo diario racconto delle mie esperienze di viaggio con tutti i miei amici che avevo conosciuto a Brighton, che venivano da tutte le parti del mondo, e quindi volevo raccontare i viaggi, la pugliesità, volevo raccontare le nostre tradizioni, ma anche quelle che erano le esperienze di un giovane ventenne. E quindi per gioco ho aperto un blog che è stato offline per 6 mesi, perché nel 2012 non c'era la tendenza al mondo dei blogger, degli influencer, quindi è stato un po' l'esordio. Poi in realtà sono stato catapultato in un mondo bellissimo, perché io dico sempre che grazie al web ho avuto tante possibilità, e non è stato semplice, perché ho avuto una costanza. Io dico sempre, sono online dal 2012, quindi non c'è mai stato un giorno offline. Ci sono stati diversi social, nuovi social sono arrivati, e volta per volta abbiamo iniziato un po' a studiarli, un po' a capire come comunicare con le persone. Di base ho sempre raccontato me stesso, le mie passioni e quello che è il mondo del lifestyle, dei viaggi, e poi un po' è virato con gli studi, perché io mi sono laureato in economia e ho deciso di iniziare a dedicare un po' più di tempo allo studio del web marketing, quindi in questo momento, in quel momento, ho avuto lo switch tra, diciamo, la parte hobbistica di divertimento alla professione. Ok, hai fatto, nel vero senso della parola, della tua passione il tuo lavoro. Sì. Quindi si può davvero dire così. E quando, diciamo, poi come è avvenuto il passaggio effettivo, no? Dalla passione al lavoro, nel senso proprio concretamente, hai iniziato, immagino, ad essere seguito sicuramente molto sui social, e quindi poi sei diventato un tuo richiesto, se vogliamo. Allora sì, sicuramente i social hanno aiutato tantissimo, e il blog, perché io ho lavorato inizialmente molto nel periodo in cui non c'era tutta la vita patinata dei social e di Instagram, quindi c'era ancora, chiamiamola vecchia guardia, che è un po' anacronistico parlando del mondo dei social, ma quando si viaggiava, quindi gli enti del turismo, le aziende ti chiamavano per raccontare, per la novità di raccontare a questa nuova piattaforma digitale. Quindi mi capitava, per esempio, di essere invitato, ricordo un viaggio stampa a Vienna, tutti i giornalisti, quindi giornalisti della Rai, Mediaset, testate cartacee, e io ero l'unica figura digitale, quindi perché bisognava iniziare ad inserire queste peculiarità, che poi oggi invece sono diventate, al contrario, tra le fonti principali di per far conoscere, per ispirare. E quindi lì è diventato un po' ho capito che c'era un plus nel mondo digitale. Ho studiato tanto, questo è, diciamo, fondamentale secondo me. Ho studiato perché a me piace tantissimo il mondo del marketing, e quindi ho capito come poter dare delle strategie, o comunque dei plus, a chi ci segue. E infatti poi hai anche pubblicato un libro. Quindi siamo arrivati alla pubblicazione anche di un libro, che nel 2021. Sì. Intanto immagino sia stata un'esperienza bella, perché poi scrivere un libro, come dire, è sempre lo step, no, successivo, per chi in qualche modo raggiunge un obiettivo, realizza il proprio sogno e poi lo mette su carta. Sì, allora, io sono uno molto organizzato nel mondo del lavoro e di quelle che sono le progettualità. Infatti sono della Vergine, quindi è tutto programmato. Avevo l'idea di scrivere un libro sulle tematiche del web marketing e soprattutto sul fenomeno delle stories. Io ho adorato questo nuovo fenomeno nato nel 2016, e infatti nel 2016, quando è nato, diciamo, lo strumento delle stories su Snapchat, ho creato a Bari il primo raduno di persone appassionate di Snapchat e di questo nuovo linguaggio. E tu immagina che siamo stati i primi in Italia a fare un raduno sulle storie, e per l'innovazione, non so se quelle cose che succedono online, sì, che tu non sai, siamo arrivati addirittura su Twitter trending topic al 24esimo posto nel mondo, con l'hashtag We Are Snapchat all'epoca. E lì ho capito che c'era tantissima esigenza di comprendere il fenomeno, e quindi sono stato lì a studiarlo. Poi, per fortuna, tra virgolette, c'è stato il periodo del Covid, quindi ho avuto più tempo per me, e quindi ho dedicato tutto il tempo alla stesura del libro.
perché scrivere un libro non è soprattutto un libro tecnico, bisogna comunque coinvolgere altre persone, quindi ci sono giornalisti, ci sono musicisti, ci sono addetti del settore, aziende, agenzie di comunicazione. Ho voluto che ognuno portasse il proprio mondo, certo, per cercare di far capire perché il nuovo linguaggio può aiutare un brand, un'azienda, ma anche un libero professionista, anche un artigiano, a raccontarsi nel mondo digitale. Così nasce Un Mondo di Stories, che è un libro che racconta come grazie alle storie, ai reel, è possibile dare una nuova voce, una nuova linfa vitale alla propria attività. Assolutamente, è fantastico, è un mondo affascinante, quello delle stories è davvero un mondo affascinante, e mi fa venire in mente intanto una domanda che sicuramente tutti si pongono: quante storie, non dico al giorno, a settimana, fa Ezio Todorizza? Allora, c'è un Ezio pre-libro e un Ezio post-libro. Allora, solitamente io facevo 4-5 storie, 6 storie, poi dopo, post-libro, ho voluto un attimo disintossicarmi e quindi ho iniziato a postare un po' meno, perché sono dell'idea che nel momento in cui, dipende poi tutto da cosa facciamo, quindi quello è fondamentale. Se di professione fai l'influencer, è ovvio che devi raccontare il, certo, tuo mondo, devi aprire una finestra. A me non piace l'esagerazione, quindi il troppo non mi piace, quindi io sono dell'idea che 5-6 storie al giorno sono la formula perfetta. Poi ci sono i giorni in cui magari uno posta di meno, ci sono i giorni in cui magari uno posta di più, però diciamo una media così è quella giusta. Ah, ok, ok. E un'altra domanda che mi viene in mente, che sicuramente insomma verrebbe in mente anche un po' agli altri: oggi si fanno storie per ogni cosa, cioè anche chi non è del settore, ovviamente Instagram è nelle mani di tutti, e questo è un bene e un male, no? E cosa fa la differenza? Nel senso che una story può essere uno strumento di lavoro vero e proprio, di promozione, di marketing, ma una story può essere anche uno strumento utilizzato da chiunque, da un ragazzino, da non so, una persona comune che ritrae un suo momento di vita così, anche senza magari un significato, ecco. Allora, la storia è bella perché io inizio nel libro raccontando che l'uomo nasce come homo narrans, cioè da sempre ha cercato di raccontarsi, ha solo trovato ogni volta uno strumento diverso per raccontarsi. Quella delle storie non è altro che una modalità di racconto in 15 secondi, ora anche in 60 secondi, c'è la possibilità che si autodistrugga, quindi siamo tutti un po' più, diciamo, liberi nell'esposizione. Sono due forme diverse ma utili. Se non ci fosse, se non ci fossero le persone che in maniera naturale postassero delle storie, il format non funzionerebbe. Ok, quindi okay, quelle persone sono necessarie perché ci fanno capire che è un format giusto. Certo. Poi c'è un'altra parte che è quella magari un po' più gli addetti del settore, ma io non parlo più di addetti del settore perché penso che qualsiasi persona abbia la necessità di raccontarsi nuovamente. Le storie ti danno la possibilità di accendere un riflettore, una telecamera su te stesso, e quindi da quello hai la possibilità di creare un nuovo racconto, di instaurare un nuovo rapporto, sono molto più empatiche, più vicine, e comunque ti sciolgono tantissimo. Io per esempio, grazie alle stories, io ho avuto un'esperienza in un business talent su MTV nel 2000 credo 19, quando era la mia prima vera esperienza con produzione, eravamo in Israele a Tel Aviv, quindi era anche particolare, ero molto sciolto con la telecamera. Perché? Perché continuando a fare storie, a registrarsi, era tutto normale, quindi, certo, ti danno la possibilità, come anche un po' la radio, come anche altri strumenti, inizia ad accorciare le barriere con chi ti segue, quindi è uno strumento che aiuta tantissimo, quindi ci sono vari punti di vista e vari sbocchi. Certo, ha tantissimo potenziale, sì, assolutamente sì. E tra l'altro ora ci ascolteremo un brano che abbiamo presentato nella scorsa puntata, in cui abbiamo avuto ospite Marco Di Nunno della Chiamata di Emergenza. È uscito l'11 il primo singolo di questo duo, La Chiamata d'Emergenza, formato da Marco Di Nunno e Francesco Cassano, Mi Perdo, e che ora ci ascoltiamo e poi torniamo a parlare con Ezio. Mi perdo, 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 mi perdo, perdo, perdo nelle piccole cose che non so più ascoltare.
non so più spiegare, ma vorrei morire dentro di te. Piccoli particolari, fare finta di conoscere a memoria il mio copione non mi servirà per dimostrare che vali in questa gabbia di squali. Vivere come mendicanti in una Lamborghini, essere sempre appeso a un filo e non sentirsi più vicini, per raccontarsi la vita, godere di ogni cosa. Mi perdo, 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 mi perdo, perdo, perdo nelle piccole cose che non so più ascoltare, non so più spiegare, non vorrei morire dentro di te, che mi costringe a dubitare di me stesso, cuore d'acciaio, muscolo denso, quel silenzio che non c'è, perché sarebbe inutile. E non cercare una risposta a tutto questo, fammi respirare ancora un po' di sesso, resta accanto a me, che un po' di C non guasta mai, per farti ridere un po', dammi un modo per restare dentro di te. Bentornati su Radio Doppio Zero, siamo sempre in compagnia di Ezio Totorizzo, parlavamo del mondo delle stories di Instagram, di come ha trasformato la sua passione per il web in un vero e proprio lavoro. La sua passione è anche e soprattutto quella dei viaggi. Sì. Viaggi che ti accompagnano da sempre, da quando c'era il blog di cui parlavamo prima ad oggi. Infatti chi come dire scorre la bacheca del suo profilo Instagram resta incantato da tutti questi meravigliosi posti favolosi e che sono tutti comunque caratterizzati da una certa eleganza e raffinatezza. Ecco, come selezioni i luoghi da visitare? Allora, la ricerca parte sempre dai social. A me piace un sacco scoprire nei posti, quindi la geolocalizzazione dei posti, andare un po' a curiosare quali sono le attività più social, le attività più particolari, quindi c'è prima questa ricerca. Poi passo ai motori di ricerca, soprattutto per hotel, perché danno degli spunti che non trovi sui social. Però sempre poi vado a fare un confronto sui loro profili per capire cosa c'è e cosa realmente, diciamo, posso trovare. Io ho una particolare attenzione per l'hotellerie, perché per me, per esempio, parte del viaggio è anche la destinazione e l'hotel. Per esempio, quest'estate sono stato a Milos, un'isola greca bellissima, conosciuta ma non tra le più conosciute, soprattutto perché non si arriva direttamente diciamo da tutte le parti, bisogna per forza o prendere un volo da Atene o arrivare in traghetto da altre isole. E io ci sono arrivato perché seguivo un hotel che mi piaceva tantissimo, che comunica molto bene, molto particolare, con delle piscine a sfioro, e quindi è stato l'hotel che mi ha fatto poi scoprire l'isola, e quindi solitamente questo è, diciamo, il mio giro. Wow, fantastico! E non so se ti ricordi qual è stato il primo viaggio che hai fatto di questa tipologia, quindi... Allora, il primissimo viaggio sui social, proprio il primissimo, non è di questa tipologia, però è sempre, lo ricordo sempre con piacere, è stato in Emilia Romagna, in Romagna, con un'altra influencer del territorio,
della quale spero che abbiate modo magari anche di intervistare, sì, o di parlare, perché è oltre molto conosciuta, ma anche una cara amica, che è Manuela Vitulli. E la salutiamo. Sì, ciao Manuela. E insieme siamo stati invitati nel nostro primo, perché noi abbiamo aperto il blog più o meno insieme, nella nostra prima esperienza social in Romagna. E questa è stata proprio la primissima, quindi quella che della Marcord, quella che ricordi, cioè, Cord, era il 2012, insomma sono tanti anni fa, ormai abbiamo fatto 10 anni col blog e con il mondo digital. Poi ce ne sono state tantissime che per motivi per esempio di studio, di lavoro, ho dovuto rinunciare, tipo ho rinunciato 2 volte alla Giordania, quindi e sono qui che all'epoca dicevo no vabbè dai, poi ci saranno altre occasioni, poi ci sono state, però magari era l'occasione di viverla. Tante altre particolari, delle esperienze diciamo più particolari. Quella di Tel Aviv era bella perché io ero diciamo nel ruolo dell'esperto di hotellerie, quindi abbiamo visto diverse strutture, perché era un business talent, dovevamo cercare delle idee imprenditoriali, e abbiamo visto comunque Tel Aviv è una città frenetica, una città che comunque ha tante vibes particolari, e quindi abbiamo visto diversi dei boutique hotel, abbiamo visto degli hotel un po' più tematici, degli hotel in zone più particolari, più vista spiaggia, più diciamo più all'interno della città, quindi mi è piaciuto tantissimo questo. Una collaborazione con l'appellation Champagne, mi piaceva il connubio tra il prodotto e quindi lo champagne e l'hotellerie de Champagne, quindi ci sono degli hotel proprio della... Wow. Sì, c'è uno Champagne Hotel, quindi che vi consiglio di andare sia a visitare, scoprire, perché c'è tutto un mondo cioè quando una destinazione, un hotel, raccontano qualcosa di diverso, ti danno la possibilità di scoprire in maniera unica, secondo me, la bellezza del posto, del territorio. Assolutamente sì, credo che un hotel, una struttura che faccia la differenza è proprio quella che è in grado, no, di farti capire che sei in un determinato territorio, sì, quindi te lo fa sentire anche se sei all'interno delle sue mura e non solo girando magari tra le strade, i vicoli di quella città. Assolutamente è un mondo affascinante quello dei viaggi, è veramente fantastico. Io quando mi aggiro tra nella sua pagina, nel suo profilo Instagram, tra le colazioni favolose di questi luoghi, è veramente posti mozzafiato. E mi chiedevo, no, se io fossi un hotel o comunque una struttura ricettiva, ecco, quali caratteristiche imprescindibili dovrei avere per conquistarti? Allora, sicuramente una unicità, quindi deve essere unico, non per forza. Io non sono fan dell'extra lusso, nel senso che mi piace un hotel lifestyle, però ho trovato anche hotel più piccoli, anche in Puglia ce ne sono tantissimi, ci sono tantissimi palazzi storici, sono stato ultimamente in un palazzo storico molto bello, ma che ti devono dare quel qualcosa di più. A me piace, come anche a te ho appena sentito, che ci sia un'attenzione particolare per le colazioni, per gli aperitivi, per la stanza. I dettagli della stanza sono fondamentali. Mi piacciono un sacco le piscine a sfioro, quindi quello è diciamo un plus. Sono appena tornato da un viaggio nel Tirolo austriaco. E anche lì sono arrivato tramite i social in questo hotel che aveva tutta la parte spa e benessere, che in quei posti è diciamo unica, e quindi per esempio queste piscine a sfioro con vista Alpi, c'era poi questa sauna in questa casetta nei boschi, quindi dovevi arrivare nel bosco per fare questa sauna con questa finestra che dava appunto su tutta sulle Alpi, e queste sono le cose particolari che diciamo mi colpiscono. Wow, bellissimo, bellissimo. Ma hai a livello di territori, tu hai delle preferenze tra mare e montagna, oppure diciamo hai un amore per tutto? Allora, principalmente ti direi mare, quindi io sono proprio... c'è stato un periodo in cui la mia gallery, per esempio su Instagram, era veramente blu. Però devo dirti che ultimamente ho riscoperto un po' la montagna. Non sono proprio
ferratissimo, quindi sono in fase di scoperta. Ecco perché ho deciso ultimamente di andare in Austria. Sono stato un po' in Trentino, certo. Poi comunque mi muovo parecchio, anche per esempio ho una collaborazione con il Trentino, con Riva del Garda, per della formazione con gli operatori del settore, quindi albergatori, ristoratori, quindi per cercare di aiutarli a dare dei consigli su come creare delle strategie digitali che possano essere utili per attirare clienti, per comunicare meglio, e quindi questo. E quindi per esempio sono stato sul lago di Garda e sono rimasto estasiato dalla bellezza del lago, perché noi siamo abituati, noi pugliesi siamo abituati al mare quindi, è vero, ma c'è tantissimo che bisogna sempre scoprire, quindi ti direi più mare, però forse sarà un po' la vecchiaia che mi sta un po' dando quella saggezza di iniziare a scoprire anche tanto altro. Sì. No, assolutamente, la montagna è fantastica, tra l'altro dei paesaggi invernali e soprattutto degli hotel con delle spa vista montagne che tu sei sciare. So sciare. Io no, vedi, vedi. Vabbè, ma ti perdi nelle spa sì, e ti dimentichi di sì, assolutamente. Non ti preoccupare, non c'è bisogno di sciare, puoi anche passare tutto il tempo nella spa con quella vista montagne che è favoloso, quindi assolutamente sì. Ezio, che dirti, è stato favoloso, ci hai portato in questi posti meravigliosi solo chiacchierando. Poi vi invitiamo a seguire Ezio se non l'avete ancora fatto, ma credo sia impossibile, grazie mille sul profilo Ezio Totorizzo su Instagram, perché potrete ammirare davvero dei posti molto interessanti e soprattutto prendere spunto, perché poi oggi questo mondo dei social diventa un punto di riferimento, no? Per chi ha voglia di viaggiare, di visitare posti nuovi, e chi fa questo mestiere come te assolutamente diventa, come dire, un punto fisso, no? A cui rivolgersi per trovare gli spunti giusti e per non sbagliare. Sì, soprattutto ultimamente mi è capitato tantissimo di ricevere questi messaggi in Puglia. Dove posso andare a festeggiare ultimamente? Guarda, dove posso andare a festeggiare il mio compleanno, visto che sei stato in quel posto bellissimo? E quindi è diventato carino anche comunicare con la community e cercare di dare quei consigli, quei tips che magari possono essere utili. Sì, perché poi si diventa davvero dei punti di riferimento, quindi uno dice, beh, se c'è stato vuol dire che in qualche modo vale la pena visitare quel posto, quindi assolutamente sì, questo è il nuovo mondo dei social, e ci è piaciuto tantissimo parlarne con Ezio. Noi ti aspettiamo ancora per prossime avventure, per raccontarci un altro po' dei tuoi viaggi, perché parlarne solo in una puntata sarebbe davvero impossibile. Faremo una rubrica dedicata ai tuoi viaggi, dai. Può essere un'idea. Grazie mille per l'ospitalità. Grazie a te, Ezio.